Pio Greco, avete inaugurato il salotto dell'associazione Ambientiamo vicino al comune, una cornice bella con tanta gente che è venuta a questa inaugurazione, c'era presente anche il sindaco, l'assessore Zambarese, è un salotto che, come avete detto voi, è da tenere custodito da parte dei cittadini. Beh, è un regalo che abbiamo fatto alla città, per cui deve essere utilizzato dalla città e la città stessa deve avere cura di questo dono, di questo regalo che questa associazione ha fatto a tutti i cittadini. Più lo manteniamo, più lo curiamo, più lo difendiamo, essendo il nostro bene, e più lo potremo utilizzare e ne potremo godere. Insomma, questo è lo spirito che ci ha spinti per la realizzazione di questa cosa. Un progetto durato 4 mesi e che è arrivato al suo compimento proprio poche ore fa. Sì, abbiamo iniziato a lavorare praticamente in primavera, poi l'estate ci ha un po' rallentati e adesso siamo felici di poter consegnare questo regalo alla città prima della festa della nostra Madonna di Ripalta, e quindi tutta la città potrà goderne in questo momento festivo. Senti Pio, oltre naturalmente a questo salotto di Ambientiamo, avete in programma altre iniziative per i prossimi mesi, le prossime settimane? Sì, c'è qualche cosa di interessante per l'autunno, però non svegliamo cose, facciamo maturare un po' di cose. Adesso godiamoci questo momento, dai. Grazie, buon lavoro. Grazie. Ciao.